Bella ragazzi e bentornati al professor Layton e il paese dei misteri, parte 3. Ok, allora, dove eravamo arrivati? Andiamo a vedere un attimo. Ok, siamo arrivati dentro San Mister. E poi, eccoci qua. Siamo arrivati anche alla villa dei Reynolds, come vedete. Ora non ci resta che andare a vedere la signora Lady Dahlia. Però, ops, cosa ho attivato? No, l'enigma preferisco farlo dopo, eh. Non era mia intenzione, volevo solo dare un'occhiata in giro per delle monete aiuto, però va bene. Ok, due. Ne voglio trovare una terza. No, ancora enigmi. Ah no, ok, interazione con l'ambiente circostante. Purtroppo ragazzi, vedete che ogni volta che toccherete qualcosa ci sarà sempre il punto esclamativo rosso, come se fosse enigma anche quando parli con una persona. Cioè, diciamo ragazzi, uno si può confondere qui nel titolo del paese dei misteri, perché anche se tu parli con una persona non è che cambia, diciamo, quando, diciamo, tocchi la persona o il luogo, il modo in cui, diciamo, risponde il gioco è uguale, quindi vabbè. Siamo qua dove c'è la signora Lady Dahlia. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. No! Look, no! Come back, sweetie! Il gatto se n'è scappato. E adesso che succederà quindi? Oh oh, what's happening? Yeah, no. I know. The cat just ran away. But the Professor Layton doesn't know Claudia's her cat. Her missy. Her sweetie. Okay, okay, she's taking real seriously the matter about the cat running away outside the mansion. And actually it's kinda understandable. Yeah, it's comprehensible, because I would be worried as well. And I have a cat as well, so I know this perfectly. She's yeah, really, really important. And as you can see now, we have the chapter 2, The Fugitive Felin. Ovvero il felino fuggiasco, sfuggente, tipo. No, non salvo. Allora, lampadario, vediamo un po'. E aridaie con sti puzzle nascosti. Sul tavolo sotto ci sono 4 cubi. Allora, aspetta, fammi capire allora, eh.
Boh, ragazzi, questo lo voglio risolvere più avanti, eh. Scusatemi se evito quelli che si possono evitare, però la nostra missione adesso, per così dire, è quella di andare a trovare quel gatto pestifero. E adesso capirete perché ho detto pestifero prima. Ok, quest'altro invece che è? Oddio, la geometria adesso, raga, vabbè. Vediamolo un po', eh. 11, eh. Dunque, proviamoci, eh. Hai un quarto di cerchio. All'interno di questo cerchio c'è il rettangolo ABCD che tocca la sporgenza del cerchio al punto D. Cioè l'estremità del cerchio al punto D. Ipotizzando che il punto B sia localizzato nel mezzo del cerchio, quanto è lunga la diagonale AC? Allora, questo qua sembra essere 5 cm, no? Penso che la diagonale sarà forse il doppio. Se non ho studiato male i cerchi a scuola, in teoria dovrebbe essere così. E se no, vuol dire che sono scemo. Ok, no, scherzavo. Quindi dai, ragazzi, me la cavo ancora bene. Non sto a spiegarvi tutto quanto perché vabbè, dai, oh. Cioè, ragazzi, oh, accontentatevi della risposta. Beh, io sto a dire, suppongo sia 10 e basta, non è che sto a farvi la lezione di geometria. Con tutto rispetto, voglio fare professoretto in Paese dei Misteri. Quindi è quello che farò. Ok, now let's get outside. Ok. It's the cat! Here's the cat! Au. And this guy, bless the birds. It looks like the engine blew out. And it's not dead. Yeah, really. Logical. The faint stomping ground of the late Baron Augustus Renault. I wonder what kind of tricks the old man set up in this village before he shuffled off. Oh, Layton, you ridiculous dandy. Just wait. All the treasure you seek will be mine. Hehe. I don't wanna ruin your game, guys, so I already know what is this treasure. Or at least I didn't know, but I can't remember. Right. Anyway, I won't spoil you. So let's just get to the. Oh, Franco. What's wrong now, Franco? Some fool? As if that was bad enough, the scoundrel made off with my only bridge crank. So. And he raised the relief bridge back up. Cioè, insomma, ragazzi, non so come si dice in inglese, però ha rialzato il ponte, vabbè. Così che nessuno si può più andare. E infatti, come vedete, ragazzi, se andiamo qua, vedete che il ponte è bloccato, no? Ecco qua, vedete? Dimostrazione pratica che non stai dicendo stronzate, che veramente qualche bastardo ha provato sul serio a... Sapete com'è, no? Ah, come si dice?
Allora, aspettate, eh. Ok, risolvo questo e poi vado, eh. Okay, I'm trying to solve this stuff. Sorry, guys. There is no way out. Silhouette. What the hell? No. Doesn't give me any... Oh, okay. Okay, okay. Like this? I'm not sure, guys. Oh god. Oh god. I'm not sure. Not at all. Okay, let's see. Let me see, let me see, let me see. Let me understand. No. Sorry, guys. Difficult. Yes. Let's just go to the local inn and look for some rooms for Luke and Layton. We can stay at Reynolds Manor. Of course. No, we can. Okay, thank you for the rooms. Okay. Okay, we can access to the trunk to get to the inn. Lacquer stool. Where will it go? To Luke. Okay. Find Claudia. Okay. I'm down for her. There she is. Pesky cat, come back here. Come on. And please, don't make it worse for yourself. I know it sounds like something a cop would say to criminals, but come on. Yeah. Now you see what I was saying? See why did I say she was pesky? There's your answer. Okay, so where the cat did he go? Westward. Okay. Thank you. Man, this guy has some, don't know, creepy eyes or mouth. It's very weird. Well, who is not? In this village.
This is why it's called a curious village. And this guy sounds like pissed, very pissed. I think I'm going to explode. Whoa, chill out, bro. Yeah, tell me. Let me in here, will ya? There are three idiots in the village, and we just can't stand each other. Okay. Okay, I will try to help you out with this. Unfriendly commute. Okay. Let me see. Maybe like this, like this. And maybe for the D1, okay. And for the A, we can just go like this. That should do it. Yeah, that was easy. Don't tell me it's hard. Critical thinking is the key to success. Or maybe I'm just a goddamn genius. Thanks a million. Okay, don't worry. I got more brains than muscles, guys. Even in real life, I can ensure you. Now, where the hell is this cat? Not now, not here. No. Bottle full of germs. No, I'm gonna solve this off camera. Sorry, guys. We gotta make it fast to find the cat. Okay. Oh, another puzzle. Let's see if I can help with this. No, okay. Downwards. You gotta be downwards, right? No, okay, that's a good plan, I think. No. Okay. Maybe now. No, okay, sorry.
like this, and maybe like this one. Yes, sounds like this. Luke, here's my answer. Wow. Critical thinking is the key to success. I'm a very good apprentice as well. I mean, Professor Layton's assistant. I'm a good one. Am I not? Ok, allora torniamo un po' a parlare italiano, va? Se no, visto che adesso non è storia, parlerò un po' in italiano, va ragazzi? Anche perché non ho sempre fatto in italiano di gameplay, quindi vabbè. Allora, trova Claudia. I can't find Claudia. Maybe he knows. Oh God. Where is the goddamn cat? Where is the garden cat? Nah, nothing. I can't solve this either, neither. Sorry, man. Sorry, guys. Where the hell is this cat? Man! It's nowhere. She's nowhere. Yeah, whatever. She's a female, I don't care. West. This is the West. But I have no idea, guys. Sorry, guys. So, since I have no idea, I'm gonna save and end the part here. We're gonna continue the researches in the fourth episode. Leave a like, leave a comment, and subscribe my channel. Wait for new episodes. Bene. Salviamo. E niente, ragazzi. Il gatto non si trova. Purtroppo, vabbè. Lasciate anche voi un mi piace, un like, un commento e iscrivetevi al canale. E nulla, qua abbiamo due o tre belle cose nuove di Zecca che abbiamo appena ottenuto in sta parte. E nulla, però di fatto non trovo sto dannato gatto. Va bene, e nulla, ci si ribecca nella quarta parte, ragazzi. E nulla, a domani.